Benvenuti a Torino Web News, il Natale del 2008 è sempre più vicino e come ogni anno in piazza Borgodoro, al cortile del Maglio dove ci troviamo oggi, tornano i mercatini di Natale. Li scopriremo fra qualche istante, ma non prima di aver dato uno sguardo alle mostre e ai concerti della settimana. Alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea prosegue l'Arte del Design, la mostra dedicata al designer Enzo Mari. Oggetti d'arte per le aziende presentati volutamente insieme, senza distinzioni. 250 opere che hanno contribuito in modo significativo a fare la storia del design, non solo italiano. Domenica 14 dicembre viene inaugurata la mostra intitolata Immigrazione e Integrazione a Mirafiori, che racconta il flusso migratorio negli anni 50 e 60. Un percorso fatto di immagini e supporti audiovisivi allestiti nel parco del Mausoleo della Bella Rosine per avvicinare i cittadini al tema dell'integrazione ricordando la vita di 50 anni fa, anche grazie alla mostra di auto Fiat anni 60 organizzata nel piazzale antistante il Mausoleo. E c'è tempo ancora fino al 15 dicembre per visitare l'Inquieta Libertà dell'Anima, un percorso nella produzione dell'artista Giuliano Fazzari allestita alla Cavallerizza Reale in via Verdi 9 nell'ambito di Contemporary Arts Torino Piemonte. Questa mostra nasce come un cercare una dimensione, risvegliare un po' la dimensione nascosta in ognuno di noi. Questa ricerca mi porta appunto a cercare l'anima. Il procedimento dei miei colori nasce dalla ricerca delle materie prime, cioè dai fiori, dalle cortecce, dalla fuliggine dei camini o dalle pietre, ricavarne il colore. E veniamo ai concerti. Sabato 13 dicembre a Hiroshima Mon Amour in via Bossoli 83 suonano in linea 77 con i Dufresne. Ian Anderson e Jethro Tull suonano al Teatro Colosseo di via Madama Cristina 71 il 16 dicembre, lo stesso giorno in cui vedremo Zucchero al Palo Olimpico Isozaki in corso Sebastopoli 123. ...145 espositori provenienti da tutto il mondo e una vastissima offerta di oggetti natalizi. Stiamo parlando dei mercatini di Natale di Torino, divisi tra gli chalet di Piazza Borgodora e le bancarelle del cortile del Maglio. Ma non solo fili dorati, decorazioni e statuine del presepe. La vera attrazione dei mercatini di Natale sono le degustazioni di prodotti tipici provenienti dalle diverse regioni italiane. Sono numerosi anche gli espositori stranieri che vengono da Asia, America del Sud, Argentina, Medio Oriente, Palestina, Russia, Polonia, Finlandia, Giappone e Francia. Non mancano i simboli classici del Natale, il grande presepe meccanico dedicato al Natale degli antichi mestieri animati e un grande albero di Natale che illumina Borgodoro insieme a 60 alberelli natalizi forniti dall'assessorato alla montagna e foreste della regione Piemonte che allestiscono la scenografia dei mercatini. E poi ancora spettacoli, intrattenimenti, animazioni con bande musicali, cantastorie, trampolieri, attori dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato anche dalle 10 alle 12. I mercatini di Natale sono aperti invece dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e il sabato i festivi dalle 10 alle 21. Anche per questa settimana è tutto, noi ringraziamo i mercatini di Natale e il Consorzio Idea Torino per averci ospitato e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Arrivederci dalla redazione web della città.